Benvenuti a questa nostra ultima puntata della prima metà dell'anno. Come sapete, a luglio, come il nostro solito, facciamo una pausa invernale per noi. Per molti di quelli che stanno all'istituto, è il momento di andare in Italia. E riprendiamo la lettura dal canto quindicesimo il primo giovedì di agosto, che se non sbaglio è il 3 agosto. Allora, leggiamo oggi lo stupendo canto quattordicesimo, come facciamo di solito, lo leggiamo tutto di seguito. Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro, muovesi l'acqua in un ritondo vaso, secondo che percosso fuori o dentro. Nella mia mente fe subito caso questo che io dico, siccome si tacque la gloriosa vita di Tommaso, per la similitudine che nacque del suo parlare di quel di Beatrice, a cui si cominciar dopo lui piacque. A costui fa mestiere non vi dice, né con la voce né pensando ancora, d'un altro vero andare alla radice. Diteli se la luce onde si infiora vostra sostanza, rimarrà con voi eternalmente, siccome è ora. E se rimane, dite come poi che sarete visibili di fatti, esser porà che al veder non vi noi. Come da più letizia pinti e tratti, alla fiata quei che vanno a rota levan la voce, rallegrano gli atti, così all'orazion pronta e divota di santi cerchi mostrar nuova gioia nel torneare nella mira rota. Nota. Qual si lamenta perché qui si moia per viver colassù, non vide qui ve lo refrigerio dell'eterna ploia. Quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre e in due in uno, non circoscritto e tutto circoscrive, tre volte era cantato da ciascuno di quegli spirti con tal melodia che ad ogni merto sarìa giusto uno. E io udii nella luce più dia del minor cerchio una voce modesta, forse qual fu dall'angelo a Maria, risponder. Quanto fia lunga la festa di paradiso, tanto il nostro amore si raggerà d'intorno cotal vesta. La sua chiarezza seguita l'ardore, l'ardor la visione, e quella è tanta quant'ha di grazia sovra suo valore. Come la carne gloriosa e santa fia rivestita, la nostra persona più grata fia per esser tutta quanta, perché s'accrescerà ciò che ne dona di gratuito lume il sommo bene, lume che a lui vederne condiziona. Onde la vision crescer convene, crescer l'ardor che di quella s'accende, crescer lo raggio che da esso viene. Ma siccome carbon che fiamma rende, e per vivo candor quella soverchia, sicché la sua parvenza si difende, così questo folgor che già ne cerchia fia vinto in apparenza dalla carne, che tutto di la terra ricoperchia. Ne potrà tanta luce affaticarne, che gli occhi, gli organi di il corpo saranno forti a tutto ciò che potrà dilettarne. Tanto mi parver subito e accorti e l'uno e l'altro coro a dicer amme, che ben mostrar disio di corpi morti, forse non pur per lor, ma per le mamme, per li padri e per gli altri che fuor cari, anzi che fosser sempiterne fiamme. Ed ecco intorno, di chiarezza pari, nascere un lustro sopra quel che vera, per guisa d'orizzonte che rischiari. E siccome al salir di prima sera comincian per lo ciel nuove parvenze, sicché la vista pare e non par vera, parvermi lì novelle sussistenze cominciare a vedere e fare un giro di fuor dall'altre due circonferenze. O vero sfavillar del santo spiro, come si fece subito e candente agli occhi miei che vinti non soffriro. Ma Beatrice sì bella ridente mi si mostrò che tra quelle vedute si vuol lasciar che non seguir la mente. Quindi ripresa gli occhi miei virtute a rilevarsi e vidimi traslato sol con mia donna in più alta salute.
Ben m'accorsi io ch'io era più levato per l'affogato riso della stella che mi parea più roggio che l'usato, con tutto il core e con quella favella che è una in tutti, a Dio feci olocausto, qual conviensi alla grazia novella. E non era anco del mio petto esausto l'ardor del sacrificio ch'io conobbi e solitare stato accetto e fausto. Che con tanto lucore e tanto robbi m'apparvero splendor dentro a due raggi, ch'io disse, o Elios, che si li adobbi. Come distinta da minori e magi lumi biancheggia tra poli del mondo, galassia sì che fa dubbiar ben saggi, sì costellati facea nel profondo Marte coi raggi il venerabil segno che fan giunture di quadranti in tondo. Qui vince la memoria mia l'ingegno, che quella croce lampeggiava Cristo, sicch'io non so trovare sempre degno. Ma chi prende sua croce e segue Cristo, ancor mi scuserà di quel chi lasso, vedendo in quell'albor balenar Cristo. Di corno in corno e tra la cima e il basso si movia in lumi scintillando forte, nel congiungersi insieme nel trapasso. Così si veggion qui dritte e torte, veloci e tarde, rinnovando vista, le minuzie di corpi, lunghe e corte, muoversi per lo raggio onde si lista talvolta l'ombra, che per sua difesa la gente con ingegno e arte acquista. E come giga e arpa, in tempra tesa di molte corde, fa dolce tintinno, e tal da cui la nota non è intesa, così dai lumi che lì m'apparinno, s'accoglia per la croce una melode che mi rapiva, senza intender l'inno. Ben m'accorsi io che egli era d'alte lode, però che a me venia resurci e vinci, come a colui che non intende e ode. Io mi innamorava tanto quinci, che infino a lì non fu alcuna cosa che mi legasse con sì dolci vinci. Forse la mia parola par troppo osa, posponendo il piacer degli occhi belli nei quai mirando il mio disio apposa, ma chi s'avvede che i vivi suggelli d'ogni bellezza più fanno più suso, e che io non m'era lì rivolto a quelli, e scusar puommi di quel ch'io m'accuso per escusarmi e vedermi dir vero, che il piacer santo non è qui dischiuso, perché si fa montando più sincero. Allora, vi ricordate che per ben tre canti, quelli che il Dante scrittore ha dedicato al cielo del sole, dove incontrò gli spiriti saggi, sia lui che Beatrice sono stati in silenzio, ascoltando la voce di Tommaso. E ora per rendere il modo nel quale la voce di Tommaso, una volta, diciamo, avendo taciuto, viene sostituita dalla voce di Beatrice, e ricordandoci qual è la loro posizione nel quarto cielo, e cioè Dante e Beatrice, vi ricordate, nel centro di una doppia corona che formano le luci degli spiriti saggi. Dante si serve di un'immagine veramente notevole, sinestetica, nel senso che mette a contatto l'aspetto uditivo che ebbe quello che lui visse lì nella realtà, con l'aspetto visivo dell'immagine che appunto riporta all'inizio del canto. Quindi inizia con un ricordo di un qualcosa che tutti noi abbiamo visto in terra. Dal centro al cerchio, e sì, dal cerchio al centro, muovesi l'acqua in un ritondo vaso, secondo che percosso fuori o dentro. Allora, in un vaso, cioè in una bacinella piena d'acqua, l'acqua si muove con onde che vanno dal cerchio al centro, cioè dalla parte esteriore fino al centro o alla rovescia, dal centro al cerchio,
seconda che sia percossa fuori, e chiaramente lì le onde dell'acqua vanno dall'esterno verso l'interno, oppure che qualcuno butti un qualcosa o interrompa comunque, diciamo, la quietudine dell'acqua dentro. In quel caso chiaramente le onde vanno dall'interno verso l'esterno. E perché ci ricorda questa esperienza? Perché, come dice subito dopo, al verso quarto, nella mia mente fe subito caso questo che io dico, siccome si tacque la gloriosa vita di Tommaso per la similitudine che nacque del suo parlare di quel di Beatrice a cui si cominciar dopo lui piacque. Cioè, quest'immagine delle onde concentriche dell'acqua in una vacinella mi tornò nella mente, nella memoria, non appena tacque la vita gloriosa di San Tommaso che stava cantando, che stava spiegando prima, perché Tommaso è in uno dei, diciamo, degli estremi, appunto, dei cerchi dentro il quale ci sono Dante e Beatrice, e quando tacque lui cominciò Beatrice a parlare dopo, dicevamo, tre canti di silenzio nel centro. Ora vedete che sono significative, diciamo, due figure retoriche di questo inizio. Intanto, come vi dicevo, questa sinestesia, quest'unione tra il ricordo di Dante di qualcosa di visivo a partire da qualcosa di uditivo, che sembrano entrambe le immagini, quelle delle onde nell'acqua e quelle delle voci di Tommaso e di Beatrice, legati dal fatto che si tratta di onde, no? Di onde nell'acqua e di onde sonore. E poi il chiasmo, no? Questa figura che consiste nel mettere una sorta di specchio in un momento del verso e che si vede nel primo canto, no? Dal centro al cerchio e dal cerchio al centro, che è una figura che in qualche modo, dalla disposizione delle parole, riprende l'immagine stessa dell'acqua che si presenta come andando verso fuori e poi tornando verso dentro. Entrambe le cose, vedremo, torneranno nel canto, la sinestesia e il chiasmo, in altri momenti. Allora, comincia a parlare Beatrice dopo tanto silenzio. Ed è interessante perché Beatrice è nel mezzo di tutti i spiriti sapienti e qui si fa portavoce di quello che Dante pensa, anzi di quello che Dante ha bisogno di sapere e non ha nemmeno ancora formulato come pensiero e che lei legge in Dio. Verso 10. A costui fa mestieri e non vi dice né con la voce né pensando ancora d'un altro vero andare alla radice. Cioè Dante ha bisogno, non ve lo dice ancora né con la voce né ancora col pensiero, di andare alla radice di un'altra verità, quindi di conoscere un'altra cosa, un nuovo dubbio di Dante. Vi ricordate che tutti i canti precedenti miravano a rispondere i due dubbi che Dante ebbe quando gli erano state presentate le anime della prima corona dei saggi, vero? Adesso ho un altro dubbio che Beatrice intuisce prima che Dante stesso possa formularlo. E al verso 13 lo pone in parole affinché lo senta Dante. Ditegli se la luce onde si infiora vostra sostanza rimarrà con voi eternalmente, siccome è ora, e se rimane, dite come poi che sarete visibili rifatti, esser porà che al veder non vi noi. Cioè il dubbio di Dante che sta esprimendo Beatrice è se la luce che emanano queste anime, come le percepisce Dante, rimarrà per sempre eternamente con i salvati, così com'è in questo momento in cui loro stanno parlando. Si riferisce chiaramente alla situazione delle anime dopo il giudizio finale. E se quella luce rimane per sempre, chiede Beatrice di dire come
una volta che i corpi li renderanno di nuovo visibili, sarà possibile che la vista riacquistata non sia ferita da questa luce. E cioè Dante il dubbio che ha è se il corpo risorto dopo il giudizio finale potrà sostenere quella luce nel caso che quella luce continui ad accompagnare le anime. E allora le anime, come al solito, ogni volta che possono soddisfare un dubbio di Dante, diventano più felici al verso 19, come da più letizia pinti e tratti alla fiata, quei che vanno a rota, levano la voce, rallegrano gli atti, così all'orazione piena e divota di santi cerchi mostrar nuova gioia nel torneare nella mira nota. Scusate che azzittisco. Allora, nello stesso modo in cui una ruota, cioè un girotondo di ballerini per maggior felicità spinti a tratti sollevano la voce, cioè cantano con più intensità e rallegrano gli atti, danzano con più allegria, così nello stesso modo. Davanti all'orazione, cioè alla preghiera pronta e divota di Beatrice che pone in parole l'ancora inespresso desiderio di Dante, i santi cerchi formati dalle luci appunto degli spiriti saggi mostrarono una nuova gioia nella danza, nel torneare, cioè nel danzare tutto attorno Dante e Beatrice. E nell'ammirevole canto, nella mira nota. E quindi evidentemente sono contenti di poter parlare di questo a Dante, ma come vedremo a proposito di una cosa che Dante osserva un po' dopo, è possibile che questa nuova allegrezza si debba anche alla menzione dell'unione tra il corpo e l'anima che accadrà dopo il giudizio, visto che, come vedremo tra un po', il ricordo di quest'unione porterà le anime a esclamare amme con grande gioia, e Dante, insomma, fa una bellissima considerazione su questa cosa. Allora, al verso 25, il Dante scrittore, ricordando questa nuova allegrezza delle anime, fa una riflessione, che non a caso, visto lo sviluppo che avrà il tema del corpo, nel canto, sembra mirante a, diciamo, a consolare della morte del corpo coloro che ne piangono. Leggiamo il verso 25. Qual si lamenta perché qui si muoia per vivere colassù, non vide quive lo refrigerio dell'eterna ploia. Cioè coloro che si lamentano del fatto che qui in terra si muoia per vivere lassù in paradiso. Cioè quelli che piangono la morte, la prima morte, la morte del corpo, nel caso delle persone che siamo certi andranno in paradiso, è perché non ha visto lì in paradiso, dove l'ho visto io, dice Dante, lo refrigerio della pioggia eterna, cioè il rinfresco dopo una siccità, è immagine biblica questa. Della pioia, ploia detto con un provenzalismo eterno, cioè io che sono andato lì, dice il Dante scrittore, non ho più rimpianto della morte corporale perché ho visto la gioia che c'è là sopra in paradiso. E dicevo che sebbene qui non si nomini esplicitamente il corpo, chiaramente è alluso attraverso, diciamo, la sofferenza della prima morte,
di cui ora appunto si parlerà nei termini gioiosi dei corpi risurretti, gloriosi. Allora, al verso 28, quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre, in due, in uno, non circoscritto e tutto circoscrive, tre volte era cantato da ciascuno di quegli spirti con tal melodia che ad ogni merto saria giusto muno. Ecco che a proposito della Trinità, Dante di nuovo si serve di un chiasmo, in questo caso tra il verso 28 e il 29, cioè quell'uno e due e tre che sempre vive chiaramente è quell'uno, Dio, Padre e il Figlio e lo Spirito, che vive sempre e regna sempre. Vedete il chiasmo, lo specchio sarebbe nel nesso coordinante e che divide, no? Sempre vive e regna sempre, e poi i numeri 3, 2, 1 in specchio rispetto all'ordine in cui li aveva posti prima. Quindi la Trinità, che regna sempre nelle tre persone, non circoscritto, cioè non limitato, ma circoscrivendo tutto, era cantato da ognuna delle anime di queste due corone di saggi tre volte, con una melodia tale che sarebbe una giusta remunerazione ad ogni merito, quindi che sarebbe un premio sufficiente a tutti i meriti. Allora, vedete che il canto si era aperto con, diciamo, il dubbio di Dante sul fatto se la luminosità delle anime continuerà dopo il giudizio e se una volta recuperato il corpo materiale e sottollererà con la vista questo ardore, e quindi sottolineando la grande luminosità intollerabile, insomma, per gli occhi mortali. E adesso è la musica quella a subentrare come qualcosa di straordinariamente bello, in modo che la sola musica che cantano e sentono queste anime sarebbe sufficiente premio a tutto il merito umano. E adesso Dante non ha ancora ricevuto la risposta, ora arriva al verso 34, e io udii nella luce più dia del minor cerchio una voce modesta, forse qual fu dall'angelo a Maria, rispondere. Allora io udii nella luce più luminosa, più dia, del cerchio minore, quindi della prima corona, una voce modesta, forse dice Dante perché non se ne parla, nel Vangelo, come fu la voce dell'arcangelo Gabriele nell'Annunciazione a Maria, rispondere. Ora, questa luce che comincia a parlare è stata unanimemente identificata in quella di Salomone, visto che nel canto decimo si era detto che era la più bella tra le anime del primo cerchio, il che sembra di essere equivalente a più dia di questo verso 34. E secondo, diciamo, gli studiosi, è possibile che questa spiegazione che darà ora Salomone sia stata affidata dal Dante scrittore appunto a Salomone, e diciamo dentro l'ambito narrativo dalle anime stesse che sono lì, che ha preso la parola Salomone perché a lui si attribuiva l'autoria del Cantico dei Cantici, in cui queste nozze che diciamo che si celebrano letteralmente erano state interpretate variamente, ma una delle interpretazioni era appunto che fossero le nozze, l'unione delle due nature in Cristo, la natura umana e la natura divina, presa come prefigurazione dell'unione tra corpo e anima dopo la resurrezione. E perciò appunto è possibile che
questa risposta la prenda in prima persona Salomone. E quindi al verso 37 risponde Salomone alla domanda di Dante. Quanto fia lunga la festa di paradiso, tanto il nostro amore si raggerà d'intorno cotal vesta. Allora, tutto il tempo che durerà la festa del paradiso, cioè eternamente, nella stessa misura, cioè eternamente, il nostro amore si irradierà attorno questa veste luminosa. Vi ricordate appunto, a proposito della parola vesta, che nel primo canto del Purgatorio, quando Dante e Virgilio incontrano Catone, Virgilio appunto nel fare riferimento al suicidio di Catone, dicendo che Dante va cercando la libertà per la quale a Catone non fu amare inutica la morte, inutica dove lui lasciò la vesta che il gran dì sarà sì chiara, cioè riconfermando, visto che Dante è consapevole del carattere scandaloso di questa posizione di Catone, pagano suicida e oppositore a Cesare nel regno della salvezza, in questa formula Virgilio aveva annunciato diciamo il fatto che dopo il giudizio Catone avrebbe avuto la vesta chiara che hanno appunto i salvati, va bene? E quindi la risposta che qui al primo quesito sta dando Salomone è del tutto congruo con quella brevissima profezia di Virgilio, che effettivamente anche dopo l'unione con i corpi, questi avranno questa quest'alone di luce incandescente. E quindi questo è il sì al primo quesito di Dante. E poi Dante aveva domandato: ma come faranno gli organi del corpo a non essere feriti da questa luce? E diciamo, questo manca ancora la risposta, ma in mezzo, prima di esplicitarla, Salomone pone in parole ferme e chiare un qualcosa che era stato annunciato in un canto del Paradiso, nel quinto, che verrà ripreso poi nel ventiseiesimo, e cioè l'ordine in cui si danno la visione di Dio, l'amore che ne deriva e l'ardore che è il seguito a quell'ardore. Perché c'era una discussione sul fatto se l'amore precedesse la visione o viceversa. E qui Salomone, diciamo, conferma con l'autorevolezza che gli dà la sua posizione in paradiso, guardando la verità in Dio, la posizione di Tommaso, che appunto considera che la cognizione precede l'amore. E allora lo dice così Salomone al verso 40: la sua chiarezza seguita l'ardore, cioè il chiarore, la luce che emanano le anime è la conseguenza dell'ardore di carità. Questo lo sapevamo già, vero? Ma poi aggiunge: l'ardor, la visione, cioè l'ardore segue la visione di Dio. E quella è tanta, cioè la visione, quanta di grazia sopra suo valore, quanto ha ogni anima di grazia aggiunta al merito che ebbe in vita. Quindi l'ordine sarebbe la grazia divina, cui corrisponde la visione di Dio, che come sappiamo fin dall'inizio del paradiso non è uguale per tutti, dalla visione l'ardore di carità e chiaramente di gioia che sentono le anime vedendo in Dio, e da quell'ardore deriva la maggiore o minor luce
che emanano davanti alla vista di Dante. Va bene? Ora sì, al verso 43, Salomone risponde alla seconda domanda. Come la carne gloriosa e santa fia rivestita, la nostra persona più grata fia per essere tutta quanta, perché s'accrescerà ciò che ne dona di gratuito lume il sommo bene, lume che a lui veder ne condiziona, onde la vision crescer convene, crescer l'ardor che di quella s'accende, crescer lo raggio che da esso vene. Vedete che la figura del chiasmo, che all'inizio del canto occupava un solo verso, poi ha occupato due versi, nei versi 28-29, adesso occupa diverse terzine, perché quest'ordine, l'ardore, la visione, la grazia, viene ripreso in ordine diverso nei versi che abbiamo appena letto. Allora, riprendiamo per farne la parafrasi dal verso 43. Come la carne, cioè non appena la carne santa e gloriosa sarà rivestita, e quindi non appena si uniranno l'anima con il corpo risorto, la nostra persona sarà più grata, cioè proverà più gratitudine e sarà più gradita a Dio per essere tutta quanta, per aver recuperato la sua integrità. Vi ricordate che un cenno a questo si era fatto nel canto sesto dell'Inferno, nella prima menzione che c'è nel poema al giudizio finale, quando Virgilio aveva spiegato a Dante che le anime dei dannati, dopo essere tornati dal monte di Josafat, sebbene non si potesse parlare di perfezione nel caso loro, sarebbero state comunque più complete di prima perché le anime sarebbero state, diciamo, riunite con i corpi e che quindi avrebbero sofferto maggiormente le pene infernali. Qui, diciamo, la risposta di Salomone si specifica per quel che riguarda il godimento del paradiso. Chiaramente le anime sì acquistano una maggior perfezione quando dopo il giudizio saranno insieme ai corpi risorti e quindi aggiunge appunto al verso 46 Salomone perché s'accrescerà ciò che ne dona di gratuito lume il sommo bene, cioè per cui crescerà ciò che ci dà il sommo bene, cioè Dio, di luce gratuita, cioè di grazia, riceveremo più grazia ancora quando saremo insieme ai corpi, dice Salomone, lume che a lui vederne condiziona, cioè questo lume gratuito, cioè la grazia, ci abilita a contemplare lui e quindi arriva la visione. Per cui la visione necessariamente cresce perché abbiamo più grazia e cresce di conseguenza l'ardore che si accende di quella visione e di conseguenza cresce il raggio luminoso che proviene da essa, dalla carità che proviene dalla visione che proviene dalla grazia. Vedete che sono versi che riprendono in ordine inverso, quindi completano un chiasmo rispetto dei versi 40 a 42. Va bene? Spero che si sia capito. Cioè, non bisogna dimenticare che indipendentemente dall'ordine in cui Dante lo pone nei versi attraverso la voce di Salomone, l'ordine è la grazia che permette di vedere Dio, dalla visione di Dio dipende l'ardore e dall'ardore dipende la luce che emanano queste anime. Quindi quello che ha appena spiegato Salomone è che una volta recuperato il corpo, non solo ci sarà questa luce che Dante sta vedendo, ma addirittura sarà più luminoso questo corpo.
anzi, irradierà una luce maggiore, perché la luce deriva dall'ardore che deriva dalla visione, che deriva dalla grazia, che aumenterà una volta che queste anime avranno il corpo. E tuttavia, adesso viene l'avversativo che annuncia, diciamo, la seconda risposta al verso 52. Ma siccome carbon che fiamma rende e per vivo candor quella soverchia, sì che la sua parvenza si difende, così questo folgor che già ne cerchia, fia vinto in apparenza dalla carne che tutto di la terra ricoperchia. Cioè, Dante si starà chiedendo, va bene, ma allora, se non appena il corpo risorto si unisce con l'anima e il raggio di luce è più forte, si vedrà il corpo? E la risposta a questa domanda inespressa è che sì, si vedrà, e l'immagine è veramente di una quotidianeità notevole. Perché Salomone, pensate, per rendere come si vedrà il corpo dopo la resurrezione dentro la luminosità di ogni anima, fa una similitudine con il carbone che è dentro una fiamma e che per il vivo candore del carbone al rosso soverchia, cioè supera la luce della fiamma, in modo che la sua visibilità si difende dalla fiamma, una cosa che abbiamo tutti visto, vero? In un camino facendo l'asado, che diciamo la brace al rosso continua a vedersi anche dentro la luce della fiamma. Nello stesso modo, verso 55, questo folgor che già ne cerchia, cioè questo fulgore che già ci circonda, dice Salomone, fia vinto, cioè sarà vinto in apparenza, cioè nella sua evidenza visibile, dalla carne, che è come il carbone, che ancora è coperto dalla terra, cioè dal corpo che rinascerà e sarà più folgoreggiante ancora della luce che emaneremo. Va bene? E al verso 58, quello che domandava Dante, ma gli occhi potranno vedere questo fulgore? Né potrà tanta luce affaticarne, e non potrà, no? Questa luce così intensa affaticare i nostri sensi, fisici. Che gli organi del corpo saranno forti a tutto ciò che potrà dilentarne, già che gli organi del corpo saranno fortificati per poter godere di tutto ciò di cui possiamo godere nel paradiso. Questa, diciamo, generalizzazione attraverso la parola organi, quando Dante stava parlando degli occhi, in qualche modo annuncia l'importanza che avrà la musica nella seconda parte del canto. Cioè è evidente che sia gli occhi che l'udito, che il tatto, insomma, tutti i sensi del corpo risorto avranno la sufficiente forza per godere senza, insomma, essere sconfitti da tutti i diletti del paradiso. E al verso 60 sono finite le parole di Salomone e Dante sente, insomma, che tutto il coro delle 24 anime che formano le due corone dei saggi, immediatamente urlano amme, cioè la forma vernacola popolare di amen, quasi rispondendo con entusiasmo e gioia a questa promessa della resurrezione dei corpi.
Quindi leggiamo i versi 61 e seguenti dove ha ripreso la parola il Dante scrittore. Tanto mi parver subito gli accordi e l'uno e l'altro coro a diceramme che ben mostrar disio di corpi morti. Cioè mi apparvero così subiti, immediati, accorti, no? Con la immediatezza della reazione, i due cori delle due corone. Per dire a me che mostrarono bene il desiderio dei corpi morti. Questo è stupefacente, no? È una delle parti più interessanti e belle del libro, perché noi sappiamo che la condizione del paradiso è la pace, è la soddisfazione di ogni desiderio. Ma sappiamo anche, nella misura in cui lo possiamo capire, che è limitata chiaramente, che la carità, cioè il desiderio di unirsi con Dio, sussiste nel paradiso. Cioè che mentre le altre due virtù, fede e speranza, finiscono, perché sono sostituite dalla contemplazione della verità, la carità continua come desiderio appagato. Cioè, questo è quello che noi non possiamo capire, perché noi del mondo, se desideriamo qualcosa, è perché non ce l'abbiamo. Mentre invece il desiderio delle anime in paradiso sussiste, ma appagato, senza la mancanza di nulla e quindi senza alcuna deficienza o sensazione di privazione. E qua questo, diciamo, arriva a un punto veramente sconvolgente, perché le anime, dice Dante, che mostrarono attraverso quel amme in cui esultano immediatamente dopo le parole di Salomone, il desiderio di riunirsi con i corpi, quindi il desiderio che arrivi il giudizio finale e di essere più complete di quanto non lo siano. E di godere ancora di più di tutti i diletti del paradiso, di una maggior grazia, quindi di una maggior visione di Dio, di un maggior ardore. Ora, questa parola amme, di stile così, diciamo, colloquiale, ora, come se non bastasse, Dante lo fa rimare con mamme, al verso 64. Aggiunge lui una sua idea di cui non è sicuro, forse non pur per lor, ma per le mamme, per i padri e per gli altri che fuor cari, anziché fosser sempiterne fiamme. Cioè Dante chiaramente è insufficiente a capire questo desiderio, comunque non sofferente né manchevole, di uno stadio superiore che quello che raggiungeranno le anime dopo il giudizio finale. Ma come umano, umanamente, lancia, diciamo, un'idea mitigata dal forse, cioè forse questo desiderio dei corpi morti, non solo per loro, ma detto attraverso tutte queste parole monosillabiche, che lo fanno quasi balbettare, no? Forse non pur per lor, ma per le mamme, per i padri, cioè mamme, vi dicevo, sapete benissimo che è la parola più familiare, più quotidiana rispetto a madri, per i genitori e per gli altri parenti, amici che furono amati in quei corpi che si rivedranno dopo il giudizio, prima di essere fiamme sempiterne. Allora Dante sta attribuendo a queste anime una sorta di felice nostalgia degli esseri amati che sanno con certezza rivedranno negli stessi corpi in cui hanno amato in vita dopo il giudizio. È bellissimo questo, davvero molto, molto, molto audace, no? Da parte del Dante scrittore attribuire questa umanità così quotidiana alle anime del paradiso,
E come vedremo nella seconda parte del canto, non a caso, proprio nel canto in cui si parla di questa unione così intima e desiderata tra corpo e anima, attraverso la risurrezione, sarà in questo canto, nel primo, come forse avrete sentito durante la prima lettura, che Dante vedrà effimeramente in un lampo Cristo. Nella croce che appunto ha permesso quest'unione dell'umano e del divino e la resurrezione anche dei corpi. Allora, al verso 67, ed ecco intorno di chiarezza pari nascere un lustro sopra quel che v'era per guisa d'orizzonte che rischiari. Cioè, ed ecco che intorno a queste due corone di luce un altro lustro, un'altra luminosità appare come un orizzonte che comincia a far mattina. E siccome al salir di prima sera cominciano per lo ciel nove parvenze, sicché la vista appare e non par vera, parvermi lì novelle sussistenze cominciare a vedere. E fare un giro di fuor dell'altre due circonferenze. Questa immagine è stupenda, no? Così come all'inizio della sera, quando il cielo è ancora non sufficientemente oscuro, cominciano ad apparire nuove stelle in cui uno non sa, sono stelle o non sono, non si è sicurissimi di vederle con questa diciamo soavità, allora mi parvero nuove sussistenze cominciare a vedere, diciamo dolci, poco nitide, nuove anime che facevano un giro fuori alle altre due circonferenze. Quindi è evidente che qui sono arrivati dall'Empireo altri spiriti saggi che diciamo circondano le due corone, ma di questi spiriti saggi non sappiamo né il numero né i loro nomi, sono però molti altri che vengono a condividere con Dante e Beatrice questo ricevimento della saggezza che si suggerisce. È molto più comune di quanto non pensiamo. Cioè, noi abbiamo conosciuto grandi saggi, che sono i 24 che formano le due corone, ma questo arrivo di un altro cerchio, che non si è sicurissimi se si vede o non si vede, sono altri spiriti saggi che, diciamo, ci danno l'idea che la saggezza forse è più comune di quanto non pensiamo. E Dante esclama al verso 76, ovvero sfavillar del santo spiro, come si fece subito e candente agli occhi miei che vinti non soffriro. Allora, questo sfavillare dello Spirito Santo, in queste scintille, subito cominciarono a farsi così candenti, così luminosi, che dice Dante che i suoi occhi, sconfitti da quella luce, non lo tollerarono e quindi Dante non li può più guardare. E che fa? Come ogni volta che qualche cosa del paradiso supera la sua potenza visiva, rivolge lo sguardo a Beatrice al verso 79, ma Beatrice sì bella e ridente mi si mostrò che tra quelle vedute si vuol lasciar che non seguir la mente. Dante, diciamo, fa un'elissi tra il verso 78 e 79, non racconta che dovendo, diciamo, spostare lo sguardo da quella luminosità che feriva la sua vista, guardò Beatrice e Beatrice, questo sì lo racconta, gli si mostrò, a proposito di tutto questo discorso che Dante ha appena sentito, così bella e sorridente che è necessario lasciarla,
lasciare la sua bellezza tra quelle cose viste che la mente non poté seguire, cioè che la memoria non può recuperare. Quindi, la bellezza di Beatrice in questo caso è visibile da Dante in quel momento in cui Dante è trasumanato, come sappiamo, ma una volta che Dante è tornato al mondo e sta scrivendo il libro e ha per forza riacquistato la sua limitatezza mortale, la sua mente, limitata da mortale, non può recuperare la bellezza che ebbe Beatrice in quel momento. Allora, come al solito, se Dante non ricorda una cosa, meno ancora ce la può dire, dobbiamo rassegnarci a non sapere, diciamo a partire da immagini dello scrittore, quant'era bella e ridente Beatrice, e al verso 82, avendo Dante, insomma, visto in Beatrice una visione che va al di là della possibilità della sua memoria, riacquista la potenza visiva per guardare altrove. E come vedremo dopo la pausa, Dante si troverà, una volta che rivede Beatrice, in un nuovo cielo. Quindi facciamo la pausa ora. Non vedo alcuna domanda nella chat, quindi evidentemente siamo pronti per salire al prossimo cielo. Leggiamo allora dal verso 82. Quindi ripresa gli occhi miei virtuti a rilevarsi e vidimi traslato sol con mia donna in più alta salute. Allora, Dante, vedendo Beatrice, come vi dicevo, recupera la potenza della sua vita vista per rialzare lo sguardo e quando si guarda di nuovo attorno si vede già trasportato da solo con Beatrice in una salvezza più alta, quindi in un nuovo cielo. Vi ricordate che di solito Dante non percepisce la salita da un cielo all'altro, bensì si rende conto di essere già salito perché o perché è aumentata la bellezza di Beatrice o perché c'è qualche maggior intensità di luce, per esempio. In questo caso, lui chiaramente, vedendo Beatrice nel cielo del sole, acquista di nuovo potenza per guardarsi intorno. Quando si guarda intorno, da un cambiamento del paesaggio celeste, si accorge che è in un altro cielo. Scusate che metto in silenzio perché sento un rumore di ambiente. Ecco. Allora, adesso al verso 85 spiega come mai si è accorto di essere appunto in un nuovo cielo. Ben m'accorsi io che io era più levato per l'affocato riso della stella che mi parea più roggio che l'usato. Allora, io mi accorsi di essere più in alto a causa del riso, cioè della luce affocata, quindi di colore fuoco della stella nella quale Dante sale. Vi ricordate che lui viene sempre, diciamo, accolto dal pianeta che predomina sul cielo, che mi appariva più rosso di quello di prima. E quindi è chiaro per tutti noi che Dante è salito in Marte, il cielo, che Dante nel convivio identifica come quello della perfetta armonia, e perciò lo paragona alla musica perché irraggia dei vapori che muovono gli affetti. Ne abbiamo parlato, se ricordate, quando abbiamo letto il secondo canto del Purgatorio, quando Dante incontra il suo amico Casella, è appunto un canto nel quale la musica è protagonista, e non a caso, appunto, in questo canto sarà molto in questo episodio primo Oh, del ho cielo di capito, Marte. però. Ho capito. Scusate.
Scusate perché c'è gente che accende senza rendersi conto il... Ecco. E allora vedremo appunto che in questo episodio, il primo dedicato al cielo di Marte, la musica sarà molto importante. Allora Dante, al verso 88, vedete quanto cambia tono qua, no? Si è valso di parole come amme e mamme, prima di immagini molto quotidiane, quale appunto il carbone dentro la fiamma, e ora Dante fa un ringraziamento votivo a Dio per averlo portato a un cielo superiore, che un ringraziamento pieno di parole auliche, di hapax, cioè di parole usate solo in questo posto, di latinismi e di grecismi forti. Verso 88. Con tutto il cuore e con quella favella che è una in tutti, a Dio feci olocausto, qual conveniesse alla grazia novella. Cioè con tutto il cuore, e con quella parlata che è comune a tutti, cioè il silenzio, il pensiero, prima di tradurci in un idioma, feci un sacrificio totale a Dio. L'olocausto sta appunto per sacrificio, come è necessario fare, come si conveniva, era adeguato fare alla nuova grazia ricevuta. E non era anco del mio petto esausto l'ardor del sacrificio, ch'io conobbi e solitare, stato accetto e fausto. Allora, ancora non avevo esaurito nel mio petto l'ardore del sacrificio, che io seppi che questa offerta votiva, questo litare, era stato accettato e propizio. Perché Dante lo sa, verso 94, che con tanto lucore, tanto robbi mi apparvero splendor dentro a due raggi, ch'io dissi, o Elios che si li addobbi. Giacché tanto lucenti e tanto candenti mi apparvero degli splendori dentro due raggi. Ora vedremo come sono disposti dentro il pianeta Marte questi due raggi, che io esclamai, o Elios, chiamato secondo un'etimologia popolare Dio, come se fosse il primo nome El Elis, detto da Adamo. Vedremo tra un po' che quando Dante converserà con Adamo cambierà opinione su questa cosa, ma è come dire, o Dio, che così li adorni, o secondo altri che così li armi cavalieri, facendo riferimento a un verbo provenzale che sarebbe congruo con gli spiriti di Marte, che sono appunto, come vedremo, spiriti militanti per la fede. Ricordate che Marte era il nome, diciamo, pagano del dio della guerra, e che nella visione cristiana è quello che influenza gli spiriti per combattere. Allora, questo è interessante. Dante è stato zitto per 3 canti e mezzo. E la prima volta che apre bocca dopo questo lungo silenzio è per esclamare emozione e ammirazione nei confronti della bellezza di queste nuove luci che sta vedendo in questo nuovo cielo. E adesso ci fa vedere, certo, Elios è il nome del sole, appunto, che veniva associato indebitamente con Eli, il nome antico di Dio. Allora, adesso vediamo, Dante ha già detto che queste nuove luci che gli si sono presentate, che dobbiamo capire sono luci probabilmente biancheggianti o dorate, che Dante vede che si differenziano dalla luce rossastra invece di Marte, aveva detto che le ha viste in due liste.
però in due raggi. Ora ci dirà esattamente come erano disposte. Al verso 97, come distinta da minori e maggi lumi biancheggia tra i poli del mondo, galassia sì, che fa dubbiar ben saggi, questo è il primo termine di paragone, cioè così come dentro la galassia che è la Via Lattea, di cui i saggi discutono, perché danno diverse spiegazioni sulla sua origine. Dante ne parla nel Convivio. La galassia, che è appunto la Via Lattea, è distinta da lumi, cioè luci bianchi più grandi e più piccoli, così verso 100, si costellati facea nel profondo Marte cui raggi il venerabile segno, che fan giunture di quadranti in tondo. Cioè così, formati come una costellazione, nel Marte, nel profondo di Marte, quei due raggi in cui erano apparsi le luci, formavano il segno venerabile della croce, cioè il segno che, unendosi, due liste separano un tondo in quattro settori uguali, in quadranti, quindi una croce greca, insomma, in cui le braccia sono tanto lunghe quanto gli assi verticali. Quindi dobbiamo cercare di comporre nella nostra testa com'era il paesaggio che Dante sta vedendo con Beatrice. Sono in mezzo al pianeta Marte, che è rosso, e le luci bianche, che sono puntini più o meno grandi, più o meno luminosi, si dispongono in modo da conformare una croce in una lista verticale e una orizzontale. E qui, ora, come io vi accennavo prima, Dante vede per un attimo lampeggiare Cristo, non a caso nella croce, al verso 103, cui vince la memoria mia lo ingegno. Cioè, prima vi ricordate a proposito della bellezza di Beatrice nel cielo precedente, nel cielo del sole, Dante aveva detto che la sua memoria non la poteva inseguire. Questa volta, invece, quello che vede, quello che ha visto come pellegrino nel cielo, il Dante scrittore lo ricorda, ma la memoria di quello che ha visto vince l'ingegno di scrittore. Quindi questo che ha visto lo ricorda, ma non lo può dire. Perché, ora al verso 104, che quella croce lampeggiava Cristo, sì ch'io non so trovare sempre degno. Ma chi prende sua croce e segue Cristo, ancor mi scuserà di quel ch'io lasso, vedendo in quell'albor balenar Cristo. Perché Dante non può con parola umana, artistica, rendere quello che ha ancora nella memoria? Perché in quella croce lampeggiava Cristo e come le altre quattro volte in cui apparirà la parola Cristo in posizione di rima, rimerà soltanto con Cristo ai versi 106 e 108. Siccome appunto in quella croce, come un lampo, Dante vide Cristo, Dante non sa trovare un esempio degno, cioè non trova un'immagine pari per rendere quello che vide lui, ma un'altra volta, come tante altre, vi ricordate, capiterà ancora, l'ineffabile, cioè quello che non si può dire a parole, si risolve in un invito a vedere direttamente quella realtà che non può essere detta. E in questo caso, al verso 106,
Con un eco evangelico di Matteo, Dante dice: ma chi prende sua croce e segue Cristo, cioè chi fa il bene in questa valle di lacrime ed è disposto addirittura al martirio e quindi imita con la propria vita umana, come dovrebbe ogni cristiano, la vita di Cristo, mi scuserà ancora di quello che io sto lasciando senza dire, cioè mi perdonerà, vedendo balenar Cristo in quel fulgore. E questo verso 108 sta è stato diversamente interpretato. Secondo alcuni, il soggetto di vedendo è il lettore, cioè io, Dante, non posso dirvi quello che vidi, perché ho visto lampeggiare Cristo, così che non lo posso descrivere. Ma il lettore che prenderà la sua croce e seguirà Cristo, quando vedrà lui direttamente Cristo in quella croce, mi perdonerà perché vedrà che effettivamente non c'era modo di rappresentarlo a parole. Secondo altri, invece, il soggetto di vedendo è Dante, e in quel caso questo gerundio avrebbe un valore passato, cioè il lettore mi scuserà di quello che sto lasciando, sto omettendo, non sto descrivendo, avendo visto Cristo in quel fulgore, cioè il lettore, anche senza andarci direttamente, potrebbe capire che io, avendo visto Cristo, non lo posso raccontare con parole solo umane. E ora il verso 109, Dante, vuole rendere come le luci degli spiriti militanti per la fede, che sono quelli che sta incontrando in Marte, si muovevano a diversa velocità e facendo diversi disegni lungo i diversi assi della croce, e per darci quest'idea si serve di nuovo, dopo la bellissima immagine del carbone che aveva messo in bocca di Salomone, ora lui direttamente come poeta si serve forse di una delle similitudini più straordinarie della commedia, perché attraverso di essa accosta il più sublime, cioè come le anime militanti si disponevano niente di meno che nel segno della croce in Marte, e come vedremo, qualcosa che tutti noi possiamo vedere in una stanza buia. Allora, al verso 109, di corno in corno e tra la cima e il basso si movia il lumi, scintillando forte nel congiungersi insieme e nel trapasso. Cioè, da una punta all'altra delle braccia della croce e tra la cima e la parte, diciamo, più bassa della croce, si muovevano luci, scintillando forte nel congiungersi insieme, cioè luccicando di più ogni volta che si trovavano o che si trapassavano. Ma questo è, noi abbiamo saputo in questo stesso canto che la luminosità delle anime deriva dall'ardore, che a sua volta deriva dalla visione. Sappiamo ora che se quando le anime si incrociano, si toccano, luccicano di più, vuol dire che comunicano maggior amor di carità vedendosi le une con le altre. E ora viene questa immagine cui accennavo al verso 112: così si veggion qui diritte e torte, veloci e tarde, rinnovando vista le minuzie di corpi lunghe e corte, muoversi per lo raggio, onde si lista talvolta l'ombra che per sua difesa la gente con ingegno e arte acquista. Cioè, per invitarci a immaginare come si muovevano queste luci lungo le braccia e le liste verticali della croce,
Dice Dante che così qua in terra si vedono andare dritto o storte con più o meno velocità, cambiando aspetto, le minuzie di corpi, cioè il pulviscolo che gira, si muove attraverso il raggio che forma una lista quando una stanza è in ombra ed entra un raggio di sole. Quando, diciamo, l'essere umano, la gente, con diversi accorgimenti, con ingegno e arte, chiude, insomma, le persiane o insomma, le diverse finestre di legno, insomma, per oscurare una stanza. E ciò nonostante passa una lista di luce, no? L'abbiamo visto tutti noi questo, vero? È il pulviscolo, insomma, lo vediamo muoversi come luci dentro questa luce, nello stesso modo si muovevano le anime nella croce dentro il pianeta Marte. È un'immagine stupenda che Dante, diciamo, deriva e modifica da Democrito, probabilmente, o da Lucrezio, che non ha letto lui direttamente, ma che legge in Aristotele o in Lattanzio, ma loro si servono per dire altre cose, che, come io di solito propongo, credo sia un invito, così come nell'Inferno. Vediamo tanti tratti psichici di dannati che ricordano i nostri congeneri e quindi Dante in qualche modo ci avverte sulla presenza del male anche al mondo. Anche queste immagini stupende sembrano un invito a cogliere frammenti di paradiso nel mondo che abitiamo, vero? Quindi la prossima volta che in una stanza buia vedremo un raggio, il pulviscolo. Siamo invitati a ricordare che così si muovevano le anime degli spiriti militanti. Diciamo come se non bastasse questa immagine visiva così bella, vediamo che queste anime cantano e cantano un inno di una bellezza anch'essa ineffabile. Verso 118. E come giga e arpa, in tempra tesa di molte corde, fa dolce tintinno a tal da cui la nota non è intesa, cioè così come due strumenti di corda, con le corde tese e temperate, fanno un pizzicato, no? Un dolce tintinno, chiaramente detto con una parola onomatopeica. A qualcuno che non capisce la nota, cioè che non riesce a cogliere l'intera melodia, ma solo qualche, diciamo, suono di pizzicato sparso. Così, nello stesso modo, verso 121, così dai lume che lì mi apparinno, si accogliea per la croce una melode che mi rapiva, senza intender l'inno. Cioè, nello stesso modo, i lumi chiaramente che erano nella croce cantavano una melodia che Dante dice mi rapiva, cioè mi portava in estasi senza che io potessi capire le parole dell'inno. Ma Dante non può prendere insomma, l'intero senso di ciò che cantano le anime, ma capisce che stanno facendo lodi a Cristo. E così al verso 124, ben m'accorsio che lì era d'alte lode, però che a me venia resurgi e vinci come a colui che non intende e ode. Cioè io mi resi conto comunque che era un inno di alte lode, chiaramente a Cristo, al Cristo risorto. Per ciò che mi veniva, risurgi e vinci, chiaramente due verbi, insomma, che riguardano la vittoria di Cristo sulla croce che Dante ha appena visto.
E Dante sente queste parole come chi ode qualcosa ma non intende, non capisce del tutto in quale sintagma sono messe quelle parole. E allora al verso 127, prima Dante aveva detto che era rapito da quel suono, ora usa il verbo innamorarsi. Io mi innamorava tanto quinci, cioè io mi innamoravo tanto di quelle note, di quella musica che non riuscivo a capire del tutto, quindi come ogni innamoramento non è razionale, non dipende dalla comprensione della forma o delle parole, bensì della bellezza che emana, che infino a lì non fu alcuna cosa che mi legasse con sì dolci vinci. Cioè che fino a quel momento non ci fu niente che mi legasse con vincoli così dolci. Vedete l'ossimoro che c'è, no? Questo dei dolci vinci, cioè di catene dolci, che riguarda l'immagine dell'innamoramento, di essere in preda a qualcosa o a qualcuno che padroneggia e tuttavia è bello esserne padroneggiato. E quindi Dante qui ha fatto una dichiarazione forte, no? Cioè Dante sta dicendo che né nella sua vita nel mondo, prima del viaggio, dove è stato rapito, innamorato dalla bellezza di Beatrice, come descrive nella Vita Nuova, in un modo che gli sembrava ineguagliabile. E nemmeno nel suo viaggio in paradiso qualcosa l'aveva attratto così intensamente e dolcemente come la musica che cantavano quelle anime. Ed evidentemente il Dante scrittore, non appena finito di scrivere il verso 129, ha detto: Mamma mia, che sto dicendo? Ora i lettori diranno: è Beatrice? E quindi, come scrittore, dedica le ultime terzine del canto a scusarsi del fatto di aver posposto la bellezza di Beatrice a quella musica sulla base di un fatto che forse non avevamo considerato, e cioè che Dante, in questo nuovo cielo di Marte, non ha ancora visto Beatrice. Lui si era rivolto a lei quando, diciamo, il folgore delle anime dei saggi aveva sconfitto la sua capacità visiva, quindi ancora nel cielo del sole. Vedendo lei, aveva acquistato virtù, cioè potenza, per guardarsi diciamo, intorno. Quando aveva rialzato gli occhi, si era trovato in Marte. Ed era stato del tutto attratto da questo pianeta, da queste luci che formavano la croce e ovviamente dal lampeggiar di Cristo e subito dopo dall'inno di lode al Cristo risorto che lo sta rapendo in un modo mai sentito prima. Non ha riguardato Beatrice in questo nuovo cielo ed è questo che dirà ora per scusarsi. Verso 127. No, scusate, 130. Forse la mia parola par troppo osa, posponendo il piacer degli occhi belli, nei quai mirando mio disio apposa. Allora, forse la mia parola sembra troppo osata, troppo audace, mettendo in un secondo luogo il piacere che mi deriva dagli occhi belli di Beatrice, nei quali, quando io contemplo, il mio desiderio si appaga, apposa. Vedete che come ogni volta che parla dell'effetto che ha Beatrice in lui, il Dante scrittore si serve del presente, come se anche mentre sta scrivendo anni dopo, lui potesse nella memoria contemplare gli occhi di Beatrice e calmarsi e trovare posa, sapendo che la rivedrà.
Allora, appena detto, forse vi sembra troppo osato che io abbia detto che quella musica era la cosa che più dolcemente mi aveva innamorato, rilegando un secondo piano gli occhi belli che mi danno sempre a pagamento. Ma verso 133, ma chissà, vede che i vivi suggelli di ogni bellezza più fanno più suso, e ch'io non m'era lì rivolto a quelli. E scusar puommi di quel ch'io m'accuso per escusarmi e vedermi dir vero, cioè, ma chi si rende conto? E questo io ve l'avevo, diciamo, anticipato, che gli occhi di Beatrice, cioè i vivi suggelli di ogni bellezza, più agiscono quanto più su stanno. Cioè, chi ricorda che Beatrice aumenta la sua bellezza man mano che saliamo da cielo in cielo, come logico, perché gli occhi di Beatrice non fanno altro che riflettere la bellezza di Dio. E quindi più si avvicinano a Dio, più belli sono, chiaramente. Quindi chi ricorda che gli occhi belli di Beatrice aumentano la loro bellezza man mano che si va più in alto. E ricorda che verso 135 io non mi ero ancora rivolto a quelli nel nuovo cielo di Marte, non li avevo ancora visti accresciuti in bellezza in questo nuovo cielo, mi può scusare e scusar puommi di quello che io stesso mi sto accusando per scusarmi, cioè che ho portato come argomento per chiedere scusa. E mi vedrà che dico la verità, che il piacer santo non è qui dischiuso perché si fa montando più sincero. Cioè, già che il piacere santo che è negli occhi di Beatrice non è, diciamo, incluso tra tutte le cose cui io mi riferivo che erano inferiori, non mi si era ancora aperto, dischiuso. La bellezza degli occhi di Beatrice in quel cielo che diventa più puro man mano che si monta, si sale più su. Questo è molto importante perché noi sappiamo che Beatrice è per Dante, diciamo, chiaramente la maggior bellezza e oggetto d'amore che lui conobbe in vita e che la stessa Beatrice più volte ha dovuto distoglierlo dal suo stesso sguardo anche nell'Eden affinché Dante, diciamo, non si accontentasse della bellezza di lei, che non è altro, come dicevo, che la bellezza di Dio riflessa in lei e che desiderasse la visione diretta di Dio, che è l'oggetto ultimo del viaggio. Va bene? E in questo nuovo canto, diciamo, in questo nuovo episodio, Dante sembra di essere consapevole di questo fatto, cioè che la bellezza di Beatrice cresce perché si avvicina a Dio e che chiaramente ogni realtà di ogni cielo che lui sta vedendo è sempre più bella e più perfetta perché siamo nei cieli superiori e quindi in qualche modo sta dicendo: se io avessi visto gli occhi di Beatrice nel cielo di Marte, non avrei potuto affermare che quella musica era la cosa che più dolcemente mi aveva rapito, perché è chiaro che gli occhi di Beatrice sono superiori, ma sì, posso dire che essendo saliti a Marte, la bellezza di quell'inno superava la bellezza degli occhi di Beatrice nel cielo inferiore, nel cielo del sole. E questo implica una crescita importante di Dante, perché appunto implica la sua capacità di ricondurre la bellezza di Beatrice alla natura angelica che essa condivide con gli altri elementi belli che sta vedendo nel cielo. Quindi dobbiamo aspettarci che quando guarderà Beatrice negli occhi, di nuovo si troverà davanti al problema di come rendere quella bellezza, vero? Dunque,
Sapete che faremo questa pausa invernale, ci vedremo ad agosto, casualmente o provvidenzialmente quando ci rivedremo arriveremo al mezzo del paradiso, ai tre canti che, avendo il paradiso come le altre due cantiche, 33 canti, il mezzo, come voi sapete, cade, diciamo, in mezzo tra i canti appunto che formano un arco e che sono non a caso i canti centrali anche per la vicenda personale di Dante, i cosiddetti canti di Cacciaguida, un episodio stupendo che occupa tutto il bel mezzo del paradiso, che è quello che ci attende dopo le vacanze. Quindi se non avete dei dubbi, rileggerei il canto e ci salutiamo. Avete qualche dubbio? No? A parte il dubbio, come può essere un libro così bello, vero? Perché questo canto è davvero sconvolgente per immagini, per suono, per idee, vero? Lo rileggiamo allora. Dal centro al cerchio e sì dal cerchio al centro, muovesi l'acqua in un ritondo vaso, secondo che percosso fuori o dentro. Nella mia mente fe subito caso questo che io dico, siccome si tacque la gloriosa vita di Tommaso, per la similitudine che nacque del suo parlare di quel di Beatrice, a cui si cominciar dopo lui piacque. A costui fa mestieri e non vi dice né con la voce né pensando ancora d'un altro vero andare alla radice. Ditegli se la luce onde si infiora vostra sostanza rimarrà con voi eternalmente siccome è ora. E se rimane, dite come poi che sarete visibili difatti, esser porrà che al veder non di noi. Come da più letizia pinti e tratti, alla fiata quei che vanno a rota levan la voce, rallegrano gli atti, così all'orazione pronta e divota, li santi cerchi mostrar nuova gioia nel torneare nella mira nota. Qual si lamenta perché qui si muoia per viver colassù, non vide quivi lo refrigerio dell'eterna ploia. Quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre, in due, in uno, nor circoscritto e tutto circunscrive, tre volte era cantato da ciascuno di quegli spirti con tal melodia che ad ogni merto sarebbe giusto muno. E io udì, nella luce più dia del minor cerchio, una voce modesta, forse qual fu dall'angelo a Maria, risponder. Quanto fia lunga la festa di paradiso, tanto il nostro amore si raggerà d'intorno cotal vesta. La sua chiarezza seguita l'ardore, l'ardor la visione, e quella è tanta quant'ha di grazia sovra suo valore. Come la carne gloriosa e santa fia rivestita, la nostra persona più grata fia per esser tutta quanta. Perché s'accrescerà ciò che ne dona di gratuito lume il sommo bene, lume che a lui vederne condiziona. Onde la vision crescer convene, crescer l'ardor che di quella s'accende, crescer lo raggio che da esso vene. Ma siccome carbon che fiamma rende e per vivo candor quella soverchia, sì che la sua parvenza si difende, così questo folgor che già ne cerchia fia vinto in apparenza dalla carne che tutto di la terra ricoperchia. Ne potrà tanta luce affaticarne che gli organi del corpo saranno forti a tutto ciò che potrà dilettarne. Tanto mi parver subito e accorti e l'uno e l'altro coro a dicer amme che ben mostrar disio di corpi morti. Forse non pur per lor, ma per le mamme, per gli padri e per gli altri che fuor cari, anziché fosser sempiterne fiamme.
Ed ecco intorno, di chiarezza pari, nascere un lustro sopra quel che vera, per guisa d'orizzonte che rischiari. E siccome al salir di prima sera cominciano per lo ciel nove parvenze, sì che la vista pare e non par vera, parvermi lì novelle sussistenze cominciare a vedere e fare un giro di fuor dall'altre due circonferenze. Ovvero sfavillar del santo spiro, come si fece subito e candente agli occhi miei, che vinti non soffriro. Ma Beatrice, sì bella e ridente mi si mostrò, che tra quelle vedute si vuol lasciar che non seguir la mente. Quindi ripresa agli occhi miei virtute a rilevarsi, e vidimi traslato sol con mia donna in più alta salute. Ben m'accorsi io ch'io era più levato per l'affocato riso della stella che mi parea più roggio che l'usato. Con tutto il cuore e con quella favella che è una in tutti, a Dio feci olocausto, qual conviene sì alla grazia novella. E non era anco dal mio petto esausto l'ardor del sacrificio, ch'io conobbi e solitare stato accetto e fausto, che con tanto lucore e tanto robbi, m'apparvero splendor dentro a due raggi, ch'io dessi, o Elios che si le addobbi. Come distinta da minori e magi lumi, biancheggia tra poli del mondo, galassia sì che fa dubbiar ben saggi, sì costellati facean nel profondo Marte quei raggi, il venerabil segno che fan giuntura di quadranti in tondo. Qui vince la memoria mia l'ingegno, che quella croce lampeggiava Cristo, sì ch'io non so trovare sempre degno. Ma chi prende sua croce e segue Cristo, ancor mi scuserà di quel ch'io lasso, vedendo in quell'albor balenar Cristo. Di corno in corno, e tra la cima e il basso si movia in lumi, scintillando forte nel congiungersi insieme nel trapasso. Così si veggion qui, dritte e torte, veloci e tarde, rinnovando vista, le minuzie di corpi, lunghe e corte, muoversi per lo raggio onde si lista, talvolta l'ombra, che per sua difesa la gente con ingegno e arte acquista. E come giga e arpa, in tempra tesa di molte corde, fa dolce tintinno, a tal da cui la nota non è intesa, così dai lume che lì m'apparinno, s'accoglia per la croce una melode che mi rapiva, senza intender l'inno. Ben m'accorsi io che lì era d'alte lode, però che a me venia, resurgi e vinci, come a colui che non intende e ode. Io mi innamorava tanto quinci, che infino a lì non fu alcuna cosa che mi legasse con sì dolci vinci. Forse la mia parola par troppo osa, posponendo il piacer degli occhi belli, nei quai mirando mio disio apposa. Ma chi s'avvede che i vivi sugelli d'ogni bellezza più fanno più suso, e ch'io non m'era lì rivolto a quelli, e scusar puommi di quel ch'io mi accuso per escusarmi e vedermi dir vero che il piacer santo non è qui dischiuso, perché si fa montando più sincero. Grazie ancora una volta della vostra compagnia.